by piece. Revolutionary artist Pharrell Williams invites you to Piece by Piece. A first-of-its-kind LEGO movie event. What if we told my story with LEGO pieces? Let's do it. Discover what it takes to build the greatest hits with Kendrick Lamar, Jay-Z, Justin Timberlake, Pusha T, Gwen Stefani, and Snoop Dogg. I was always a bad gangster, but you brought out the fun in me. Hell yeah. Piece by piece. Get tickets now for Piece by Piece. Rated PG. Parental guidance suggested. Directed by Morgan Neville. Only in theaters this Friday. Most tax pros leave a message. It's Jane. I'm moving on to a TurboTax expert who beat your price. Adam Devine, tell him how I feel. Hey, tax pro, she's been thinking twice. Best believe TurboTax will beat your price. This is a tax break. Switch to a TurboTax live expert and we'll beat what you paid your pro last tax season. Make the switch at TurboTax.com/beatyourprice. TurboTax full service only. Sign up by 12/20/2024 and file by 4/1/2025. Full details at TurboTax.com/beatyourprice. In this ad for the Mobile One brand, I have 30 seconds to talk about driving, which might be what you're doing right now. Maybe you're in the car, you're free, you're in control, on an open road with an open calendar. Your mind is wandering and you're going with it. Or maybe you're stuck at work, in meetings, or emails, or worse, meetings about emails. And if that's the case, there's only one question. Why? Mobile One, for the love of driving. Visit loveofdriving.us/radio to learn more. Approfitto di questo audio per dire la mia sul disco di Skinny, visto che ho parlato in anteprima e invece adesso posso dire dopo un ascolto che confermo tutto ciò che ho detto prima, cioè che è un disco fondamentalmente che spacca ma non costruisce, altra metafora che utilizzo spesso ma non ho molto altro da dire, e l'eccezione che fa la regola è mio padre di Noyz Narcos Fat Gue, che invece è veramente una pietra miliare, è veramente un traccione, una canzone fighissima, che era proprio quello che speravo, cioè che questi due toccassero questa tematica, due uomini con un padre defunto, e, insomma, molto bella la frase, no? Se fossi stato un buon figlio in vita non sarei diventato chi sono, in pratica. No, la frase non è questa, il concetto è questo. E quindi... però non mettere una traccia di questo livello, di questo spessore emotivo con due capi della scena, però non è che ti pulisce la coscienza, ma non cambia il fatto che questo disco è una roba, cioè, è un'opportunità di comunicazione non sfruttata. Poi, per carità, le strofe di Kid Yugi sono fighissime, la strofa di Fibra è forte, i beat sono forti, ma nel senso, veramente non li capisco questi dischi, ok? Allora, limite mio, non li capisco, non riesco a comprendere. Ha più senso la canzone magari singola di Madame, che però, nel senso, fa tutti questi discorsi nelle tracce adesso molto consapevoli, cioè Madame è diventata molto consapevole, avrà fatto i suoi percorsi eccetera. E a volte in alcune tracce come queste si diverte, diciamo, cioè, si diletta nel raccontarci quello che lei ha compreso, però la bellezza della musica e di artisti come Madame sono proprio nell'inconsapevolezza, nella genialità che deriva dall'istinto, e quindi questa roba poi perde d'efficacia rispetto a quello che è stato. Questa è la mia idea su alcune tracce come questa. Però, insomma, a parte questi esempi, questo fritto misto di roba buttate lì con strumentali che spaccano, che, cioè, secondo me sono destinate a farsi dimenticare. E questo è... Poi sì, i numeri, i giri, c'è, cioè, grossa botta di hype la prima settimana, poi magari qualche traccia rimane, perché comunque uno c'ha voglia di ascoltarsela, qualcuno magari viene passata più spesso algoritmicamente, però insomma anche questi nomi che si ripetono in più tracce, non... apprezzo alcune cose, però nel complesso non comprendo il progetto e non mi sento di dare perlomeno il mio benestare, per quel che può valere. Perché comunque
e faremo uscire questa parte 2 di questo brano che in teoria dovrebbe essere Corcomi, ma anche qui disco completo, ma ci teniamo una traccia per rimanere in hype algoritmicamente anche la settimana dopo, cioè. È tutto marketing, è tutta promo, è tutto aiutiamoci a vicenda e siamo a posto. Mi sembra quasi una lobby, quando invece l'hip hop era comunità. Ripeto, come ho detto in uno degli episodi, le compile una volta erano quelle di Fritz e Cat, in cui c'era tutta la scena, ognuno diceva la sua, ognuno rappresentava qualcosa. A me piaceva quella roba lì. Dormi sogni tranquilli con i prezzi Pop di Coop. Fino al 16 ottobre trovi coppia di guanciali morbidi Coop 40x70 cm certificati standard 100 o Ecotex a soli 7,90 euro. La Coop sei tu!